pagina perché il nostro Sì. E spettacolo si arricchisce di un altro personaggio. quindi Aldo Nucci, un Aldo Nucci qui applauso. sul palcoscenico. Anche Aldo, prego, al centro Buonasera. come due degli ospiti. Buonasera, buonasera, Buonasera. Aldo Nucci, attore, cabarettista, cabarettista. attore Imitatore. imitatore poliedrico al massimo. Radiofonico. Radiofonico, e come no? Gli scherzi telefonici ne sanno qualcosa? Sì. Nel Posso senso. fare un po' di pubblicità? No, Sì, no, no, per carità. no, no. Innanzitutto Si può facciamo dire? un'ottima prefazione. Se Perfetto. non vado errato, c'è un grado di parentela con un grandissimo Eh artista. sì. Sì, Vero? dopo Aldo lo presenterò. Fabrizio. E vabbè, insomma. No, Dio. C'è? Dato che il Papa, che si è seduto di rosso, dice che se devo andare perché si è rotto, dico che perché io quando voglio dargli a corto faccio insomma e chiudo, capito? Insomma, mazza e marte schiena che c'ho. No, ti dico la verità, io ho portato un par di poesie qui, un par di, cioè, quindi se te ne puoi andare via un attimo. E Grazie, questo grazie. era, ecco, Aldo fa. Bravo. Era un attimo, oh, applauso, mo fa. Giusto. No, veramente, Ha Fabio, ragione. c'ho una parodia, posso farla? Come no? C'ho In 20 qualche secondi mi dici che tipo era Aldo Fabrizi? Come minuto. Caratteraccio. caratteraccio? Ma perché? Caratteraccio, No, si sta scuotendo pure il cielo con dei caratteraccio. tuoni immensi, perché dici caratteraccio, anche il cielo si è risentito. No, perché ho deciso di andare via. Me ne è Ottimo. fatto. È apposta tuona. Ah, ecco. Ho trovato un altro lavoro. Aia, buoni. Posso fare l'imitazione del Papa? Come no, Ormai l'ho l'imitazione. fatta, Sì, tanto. sì, sì, sì. Allora, diciamo di zio Aldo. Zio Aldo era un carattere, cioè era un carattere molto forte, come la maggior parte di tantissimi, per esempio, ne dico qualcuno, Rachel, Gassman stesso, Edoardo. Come no? Tutti i caratteri, Quindi il molti artisti sono un po'. 90%, il 90% di questi grandi artisti c'ha un carattere molto forte, perché se no, secondo me, perché lì c'era da sgomitata, È vero, è sì. brutto, Colpi di parecchio. gomito immensi, E penso. quando sgomitava zio, è un fratello grosso, insomma. C'aveva il vizio della matriciana, della carbonara, gli piaceva. La sorella, Un buon ricordiamola, la vizio. sorella lei, era la sorella. Sorella. Che sta all'isola di Berito, che c'è Esatto, l'altro fa sì. le bene fratelli. Non so se il professore è stato mai a mangiare lì da Zialella. C'è sta Mleto lì, c'è ancora mio cugino, ancora che No, tiene ci tutto. siamo stati Sì. diverse volte perché si mangia, no, bene, divinamente. Oddio, se spende. No, 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 però, passa di vabbè, ma corsa. parliamo dell'aspetto culinario, no? No, scherzo, scherzo, Certo, anzi, mancherebbe. saluto. No, io invece, a proposito di. Io qui ho scritto un paio di cose che poi non ho scritte io, ma le ha scritte Fabrizi queste. Per esempio c'è una poesia bellissima, che guarda se mi si leva sto coso. Sì, perché è il classico foglio che si attacca quando non si dovrebbe attaccare. Adesso finalmente ho le cose. Sentito l'ermortorio. Perché Roma il mortorio sarebbe il funerale, lo chiamano ermortorio. Appresso al mio non voglio visi affritti e per farite pure a st'occasione farò un mortorio con consumazione, in modo che chi venga ne approfitti. Per incenso voglio odore dei soffritti, ogni cannella deve essere in candellone, li nastri sfogli all'uovo e le corone fatte dei fiori di cucuzza fritti. Li cuscini, timballi di lasagne, da offrire al momento della sepoltura a tutti quelli che sapranno piagne, e sulla tomba mia tutta la gente ci leggerà sta sola dicitura: tolto da questo mondo troppo al dente. Carino. Bravo. Forte. E poi ci sarebbe un'altra cosa, però non lo so, abbiamo i minuti un po' contatelli Abbiamo i minuti un po' forse. contati, ma qualche scherzo telefonico che invece tramite le radio private è riuscito benissimo, qual è? Ma ne abbiamo fatti tanti, ci abbiamo parecchie denunce, E che no? eh. Io pensavo, Poi. chiamava la Vabbè, gente. ma a che ora la chiamavate la gente a casa? Alle Ma ore? minimo alle 7 di mattina. Se non prima. Sì, qualcuno prima, poi l'abbiamo fatto, era registrato Sì. alle 5 e mezza, 6 di No, mattina. io dal Presto, vostro cast presto. sono stato chiamato alle 6:50 del Alle mattino 6:50. e dovete Beh, ringraziare la buona stella che a quell'ora già ero in piedi. oh, devo dire una cosa, che peraltro io adesso scherzi telefonici ne faccio molti di meno, però faccio solo 24 personaggi inventati da me. Sentiamone uno.
Per esempio, chi vogliamo sentire? Una delle più famose è Maura di Torre Maura. Maura di Torre Maura. Chiama la mattina. Ciao, sono Maura, come state? Tutto a posto? Babbo, babbo. Il padre è calabrese. Dimmi, figlia mia, cosa c'è? Babbo, siamo in diretta. Il mio fidanzato mi ha lasciato. Vabbè, questa poi ci vuole l'interlocutore. Ci vuole... O poi, certo, per esempio, ci vuole una spalla. Mi sono inventato l'avvocato Agnelli, che poi è morto, a mo' ci sono i figli, parlano tanto. Vabbè, l'avvocato Agnelli, quello uguale, vero. Parlano tutti uguale, perché pure il figlio, che per esempio, è per la romanità. Ormai vive a Roma, vive a Trastevere, infatti lui attacca così. Ah, oh, bello, che ti è successo, che ti sei perso, fateci l'ego, che passiamo noi, sti giovanotti di sta Juve bella, questo ragazzi fatte col pennello. Bravissimo, un applauso, grazie. Veramente. Chiudiamo con un altro personaggio, così facciamo trittico. Questo qua che adesso non lo so. Ragazzi, ve lo giuro, mi dovete seguire. Professore, lei mi deve seguire. Non deve dare retta agli altri, che tanto pappano tutti, mangiano tutti. Non è che c'è la mazzettina per... No, assolutamente. Vabbè, questo chi era Beppe Grillo. Esatto, questo era Beppe Grillo. Ma poi ci sarebbe altri, grazie. Eccezionale. Poi ci sarebbe da fare anche qualche... Per esempio Gianni, no? Gianni quando parla, no? Uno su mille ce la fai, ma come dura la salita? Per esempio, questo qui è Gianni Morandi. Esatto. Oppure quell'altro, no, scusate. Quando telefonavo non ci stavi, se ti attaccavo mi abbiamo voce. Mi chiamano Vaporlux, mi chiamano, perché aspiro tutto. Un applauso al Tonucci, veramente. Bravissimo. Grazie. Poi nei prossimi appuntamenti altri scratch dovranno esserci, perché... Sì. Porta l'allegria, e l'allegria, sì, fa venire il buon sangue. E chi è che diceva allegria? Vabbè. Allegria. No, allegria. Questo è... no, mi danno colpa, perché dice, no, che... questo lo devi fare te, però. Perché dice che imita tutti i morti io. Che c'entra? Se sono personaggi. Però i personaggi più belli, ragazzi, adesso lo voglio dire, qui siamo a televisione. Purtroppo sono morti, perché... Cioè, vabbè, adesso poi fa... È il corso naturale della vita. No, adesso, oggi, mi consente, vanno tutti... Oppure, buonasera, sono Bruno Vespa. Ma sì, fanno tutti... Però poi i più belli sono... Quisquiglie e Pizzillacchere, Perbacco. Questi sono i personaggi. Buonasera, cioè, sono Renato. Quando hai imitato tu pure l'occhietto. Senti questa, arriveda, no, ti vada alla bufeta. Facciamo un applauso, perché c'è Renato Rasso in mezzo a noi. Questi sono quelli. Buonasera, sono Raimondo, come stai? E come no? Cioè, però sono morti tutti. Fa niente. Niente. Arriveda, mi vado il tempo da... Cosa si fa? Grazie. Un applauso a Aldo Nucci, grazie. Molto gentile. Alla prossima, mi raccomando. Alla prossima.